Buona giornata a tutti, rieccoci qui in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, dalla prima trasmissione c'era una risposta che dovevo dare a Luisa per definire la differenza che c'è fra scopo e fine. Cioè, queste due cose non bisogna confonderle. Scopo è un'intenzione iniziale che dà il via al movimento, che dà il via a un'azione. Fine è dove va a finire un'azione. Ora, un'azione è tale anche senza che necessariamente ci sia uno scopo. Cioè, l'azione nasce anche dalla qualità delle cose. L'acqua va dal monte al mare senza necessariamente avere lo scopo di arrivare al mare, ma giunge al mare come fine, cioè come qualità della sua esistenza, come qualità delle forze all'interno della quale si muove. Dunque, non necessariamente nelle azioni c'è uno scopo, ma nelle azioni c'è un fine, cioè non c'è una volontà a priori nelle cose, nello sviluppo delle cose. Ma c'è un dove le cose vanno a parare e quel dove le cose vanno a parare non necessariamente c'è una decisione a monte. Il fatto di pensare a una decisione a monte, un grande architetto, un progettatore delle cose, è una deformazione del pensiero cristiano, che questo non ci appartiene. Appartiene a quelle persone che vogliono necessariamente che le cose abbiano uno scopo, siano in funzione di qualcosa, siano funzionali al progetto di un ente esterno, ma questo a noi non ci appartiene. Per quanto dopo riguarda il discorso di Marco, Marco mi ha rimproverato di aver trattato abbastanza duramente Luisa. È vero Marco, io ho trattato Luisa molto duramente e do un motivo per aver trattato Luisa duramente. Perché quando si insultano i costruttori della vita, bisogna sapere che c'è un prezzo da pagare. Non è accettabile che possano esserci degli insulti ai costruttori della vita senza che ci sia un prezzo da pagare. Quelli che hanno messo l'ideologia che ha messo sul rogo le donne per bruciarle vive, deve pagare il prezzo dei suoi atti, degli atti che ha espresso, della sua malvagità in essere. Non posso fingere che questo non esista, è da cristiani fingere che questo non esista. Gli atti malvagi, gli atti contrari alla vita, hanno un prezzo da pagare. E quel prezzo è importantissimo, cioè io non posso fingere che gli atti non esistono. Certo, a volte magari esistono degli atti fatti da persone che compensano. Uno ha fatto un atto cattivo, però ne ha fatto 50.000 buoni, per cui l'atto cattivo non esiste. Oppure ha fatto 50.000 atti cattivi, però ha fatto l'unica cosa buona che serve all'umanità. Però quando si fanno degli atti c'è un prezzo da pagare. Quando si sfregiano, quando si insultano delle persone che sono le costruttrici della vita, c'è un prezzo da pagare. E questo io con la Luisa sarò sempre durissimo, sempre, sempre, sempre. Per me non c'è mediazione in questo. E lo so che questo ti possa aver dato fastidio anche se ho parlato della questione. Io comunque della questione di Zichichi, del suo lavoro sull'ateismo, ne ho già parlato in una mezza trasmissione intera. E ho spiegato attentamente che l'onere della prova non deve darlo chi nega l'esistenza di un oggetto, ma l'onere della prova è tenuto a darlo chi afferma che quell'oggetto esiste. È chiaro questo? Cioè, altrimenti cambiamo i termini. È ovvio che Zichichi, essendo un verme, essendo dal punto di vista intellettuale, uno squallore assoluto al di là poi delle sue scoperte scientifiche, lui fa le sue affermazioni. Però l'onere della prova lo deve dare chi afferma, e questo non lo dico io, lo dice poco di meno Immanuel Kant nella sua Critica alla ragion pura. Per cui non stiamo a menarci su queste cosette, cioè su questi trucchi io non mi confronto neanche, tanto per essere chiaro.
Che l'ateismo abbia o non abbia fallito, quello è un altro discorso. Quello è un discorso che eventualmente posso fare io dal mio punto di vista con l'ateo, cioè confrontando il mio punto di vista con l'ateo posso vedere le due cose diverse, le due impostazioni diverse, i due concetti di vita diverse. Ma per quanto riguarda l'ateismo nei confronti del Dio cristiano, nei confronti del Dio creatore, e sono chi afferma che esiste un Dio creatore che deve dare l'onere della prova, non chi afferma che non esiste. Questo deve essere chiarissimo, questo concetto, perché altrimenti sbagliamo tutto quello che è la tensione della vita e il modo con cui leggere la vita. Gli atei, dal punto di vista rispetto alle religioni rivelate, hanno, e gli atei delle religioni rivelate, cioè quelli che dicono il Dio delle religioni rivelate non esistono, hanno assolutamente ragione. Ma hanno assolutamente ragione per il semplice fatto che la prova del Dio creatore deve darla chi afferma che questo esiste. Siccome queste prove non sono mai state date, abbiamo già dimostrato in molte trasmissioni che sono tutte delle fasulle, sono tutte delle porcherie della fantasia di sottomissione, non hanno mai dato una prova che il Dio esiste, per cui sottomettono soltanto per il loro piacere di sottomettere. E Zichichi è un personaggio che fa queste operazioni, cioè lui inventa dei nuovi modi per sottomettere le persone. Questo, dopodiché ce l'ho di là, oltretutto il libro di Zichichi io ce l'ho anche in borsa, per cui farei anche presto a tirarlo fuori. Detto questo, e so che quello che dico non è mai sufficienza, cominciamo con la trasmissione di stasera. La trasmissione di stasera è la terza trasmissione sugli spiriti, sugli esseri di energia. Oppure su quelli che l'essere umano chiama esseri di energia. Abbiamo già parlato in due trasmissioni precedenti delle larve, gli esseri di energia che si cibano di energia vitale stagnata, che si spacciano per Dio, che si spacciano per Dio creatore, che chiedono sottomissione per cibarsi dell'energia vitale che fermano nelle persone. Abbiamo parlato degli alleati. Cioè quegli esseri di energia che vivono per i fatti loro, che però hanno delle battaglie da superare e che si legano agli esseri umani anche per copiare dalla loro coscienza, dalla loro consapevolezza, anche agli esseri animali, non solo gli esseri umani. Abbiamo parlato del doppio degli esseri viventi della natura, cioè del loro corpo di energia, della loro espressività. Abbiamo parlato del corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico, che è diverso dalle proiezioni astrali quando il corpo è ancora in vita. Abbiamo parlato delle interazioni soggettive, interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata come l'essere bosco e l'essere sole e come le piante rispondano, le piante, gli animali, i boschi, i luoghi rispondono alle tensioni della persona, sono attenti ai bisogni della persona che interagisce con loro, che si fa loro e le prove stanno dentro di voi, cioè ognuno di voi ha le prove da portare di questo, eh. No, non ognuno di voi, i cristiani non hanno nessuna prova, mi correggo. E abbiamo parlato delle interazioni soggettive con i mondi degli esseri di sola energia vitale. Abbiamo parlato dei mondi scuri, il mondo scuro è uno dei mondi più facilmente raggiungibili, ma esistono anche dei mondi chiari, sempre con esseri di energia, dipende dall'angolo della percezione. Oggi parliamo delle interazioni soggettive con coscienze, con tensioni consapevoli di sé. Le interazioni soggettive con le proprie proiezioni e gli dèi. Questi sono gli argomenti di oggi. Siccome abbiamo cominciato un po' tardi, speriamo di riuscire almeno a finire e a prendere un paio di telefonate almeno. Bene, interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé. Le linee di tensione che attraversano il mondo e delle quali siamo espressione nella nostra soggettività, quando si presentano in percezione alterata, appaiono sotto forma di esseri le cui caratteristiche di rappresentazione identificano la linea stessa. O l'essere umano ha acquisito esperienza nel leggerle, o ne subisce la rappresentazione sotto forma di immagini, senza essere in grado di superare la forma. Anche le linee di tensione sono lette come esseri di energia, cioè uno vede una linea di tensione e dice: questo è un spirito che ci trasmettono messaggi e informazioni. In realtà le linee di tensione rappresentano se stesse all'essere umano, quando l'essere umano le esprime. Non è necessario visualizzarle in una qualche forma, è più che sufficiente allineare le vibrazioni delle correnti vegetative.
Non è necessario rappresentare il respiro dell'essere terra che si rivolge all'essere umano, che in quel momento è predisposto a sentirlo sotto forma di un pastore che dà l'assalto alla montagna o di un Dioniso che risorge. È sufficiente farsi attraversare delle vibrazioni lungo la colonna vertebrale. La rappresentazione visiva delle linee di tensione è un atto di infantilismo percettivo, è un effetto del condizionamento educazionale ed espressione di una centralità soggettiva rispetto al mondo. L'essere terra si rivolge a tutti gli esseri in ogni momento ed in ogni situazione. Sta agli esseri umani, nel nostro caso, essere predisposti in quel momento a recepire il respiro e a rispondere col proprio respiro. Così volontà, libertà, giustizia, Venere, Cerere, Nereo, Giunone sono linee di tensioni, consapevoli di se stesse, che ci attraversano in ogni momento e che soltanto lo sviluppo della sensibilità soggettiva ci permette di percepire e soprattutto di invocarle, sviluppandole dentro di noi per giungere al quale concentriamo la nostra volontà ed esercitiamo le nostre determinazioni. Scusate un attimo, metto un attimino di musica e vado a vedere cosa sta succedendo fuori. C'è un po' di disastro meteorologico. Su mano deve essere furioso. Vediamo un attimino solo. Portate un attimino di pazienza, ma la sta venendo che è una meraviglia. Portate un attimino di pazienza, vado a vedere fuori cosa sta succedendo. Scusate, ma c'è un uragano fuori, è una roba meravigliosa, effettivamente. Bene, riprendiamo allora la lettura, no? Sono lì, allora, così volontà, libertà, giustizia, Venere, Cerere, Nereo, Giunone, sono linee di tensione consapevoli di se stesse, che ci permettono in ogni momento e che soltanto lo sviluppo della sensibilità soggettiva... Scusate un attimo... Lo sviluppo della sensibilità soggettiva ci permette di percepire e soprattutto di invocarle sviluppandole dentro di noi per giungere ad un fine, per giungere al quale concentriamo la nostra volontà ed esercitiamo le nostre determinazioni. Le linee di tensione sono tenute separate dalla percezione dell'essere umano dalla ragione. La ragione racchiude il sentire dell'essere umano entro confini precisi e quei confini li rende invalicabili. Tolto l'essere umano, apprendista stregone, e quegli esseri umani che per una ragione o l'altra hanno pratiche di dilatazione di se stessi, tolti i pagani politeisti che riconoscendo il circostante composto da dei non hanno problemi, o non dovrebbero averne, ad affrontarli e costruire le relazioni, gli altri esseri umani, quando percepiscono le tensioni divine del mondo circostante, attraverso lo sviluppo di una di queste dentro se stessi, la raffigurano immediatamente con le caratteristiche della sua rappresentazione. Giunone è la nascita, ogni nascita. Come si raffigura Giunone se non come un essere umano femminile capace di fare molti figli e in una situazione fisica statutaria, matura e materna allo stesso tempo? Se per chi è addestrato a relazionarsi con le linee di tensione, la rappresentazione, quando c'è, è elemento secondario o tale comunque da non essere importante perché è assorbito dalla visione, senza un autoaddestramento specifico si sottomette alla visione in quanto la rappresentazione della linea di tensione per lui è più importante dell'essenza della linea stessa. Non riconosce la tensione dentro di sé, non solo la rappresentazione esterna. La linea di tensione diventa un dio dal quale ricevere le informazioni. Quello che lui vuole ignorare è che quel Dio non parla a lui in quanto coscienza di sé, ma alla parte del Dio che si sta sviluppando dentro di lui. In altre parole, Venere parla alla Venere che si sta sviluppando dentro l'essere umano, alla sua capacità di farsi Venere. Cerere parla alla Cerere che si sta sviluppando dentro l'essere umano, al suo farsi Cerere. Le linee di tensione, incontrando il divino dentro l'essere umano, si presentano per sorreggere quel divino che è parte di loro e fondazione del loro divenire. Quando la linea di tensione appare all'essere umano significa che l'aspetto di quella linea di tensione si sta non solo sviluppando dentro l'essere umano, ma in quel momento, in quella fase di sviluppo, quel corrispondente alla linea di tensione che si presenta è prioritario all'interno dell'essere umano. Il termine adorare, dal punto di vista pagano, significa parlare verso,
Per parlare di una linea di tensione è necessario usare il linguaggio proprio di quella linea di tensione. Il linguaggio proprio di quella linea di tensione è sviluppabile soltanto dal suo aspetto che cresce dentro di noi. Il condizionamento educazionale cui l'essere umano è sottoposto cambia spesso i termini di relazione. Quando una linea di tensione si presenta all'essere umano, questi la scambia per un immaginario del condizionamento cui è sottoposto. Scambiandola per un immaginario cui è sottoposto, non solo non riconosce la linea di tensione con cui è venuto in contatto, ma tende a distruggere il proprio divino che l'ha chiamato alla relazione, avvolgendolo con significati diversi da quelli che hanno sviluppato, che hanno portato a sviluppare il divino dentro di sé. Ad esempio, la linea di tensione Venere è spesso stata trasformata dal condizionamento educazionale nell'immagine della cristiana Madonna, col risultato che anziché sviluppare nell'essere umano il venerare il mondo, alimentando il proprio potere di essere attraverso l'attività del venerare, si è sottomesso pregando ad un immaginario al quale ha sacrificato il proprio potere di essere, uccidendo la Venere che dentro di lui spingeva per sorgere dalle acque dell'inconsapevolezza. Tutte le linee di tensione, per chi non vive con impeccabilità la propria esistenza, possono essere confuse con esseri di energia. Queste appaiono sul piano della percezione, ma per apparire sono necessarie delle condizioni soggettive che non sono necessarie per gli esseri di sola energia vitale. Per cui le linee di tensione sono le forze che dal mondo si portano verso di noi e da noi che noi proiettiamo nel mondo e rappresentano sempre, sempre, sempre l'azione. E passiamo al nono paragrafo, interazione soggettiva con le proprie proiezioni. Un altro elemento che produce illusione di contatti con forze energetiche è la propria soggettività. La soggettività in realtà si limita ad interpretare il fenomeno con cui entra in relazione, non a costruirlo. Interpreta e descrive quanto incontra, anche se a volte non incontra nulla. Il ricordo è un oggetto che può essere proiettato e reinterpretato. Proiettare un ricordo e reinterpretarlo è una tecnica usata in stregoneria. Anche in psicanalisi si usa richiamare il ricordo, manifestarlo e interpretarne i flussi emotivi che evoca. In stregoneria, la reinterpretazione del ricordo serve per afferrare sfaccettature e fenomeni che quel ricordo portava, ma che il soggetto non considerava. In stregoneria, comunque, più che l'analisi introspettica dei ricordi, si dilata l'individuo nell'oggettività dove il ricordo è macinato e dimenticato in quanto i fenomeni hanno costruito il presente. In altre parole, sì. Dunque, vediamo un attimo, ho perso il fenomeno. Miseria. Eccolo qua. In altre parole, quanto ho ottenuto da quell'avvenimento ho ottenuto, ora vado avanti attraverso un numero infinito di avvenimenti. I fenomeni che ho perso li ritrovo comunque sotto forma diversa, in avvenimenti diversi, mentre affronto il tempo che mi viene incontro. Rimuovere il condizionamento educazionale non significa toglierlo, ma ordinarlo in maniera soggettivamente favorevole, togliendo quanto ostacola lo sviluppo dell'individuo. Sta di fatto che la rivisitazione di un ricordo sposta la percezione e la descrizione soggettiva dell'individuo, provocando una serie di visioni e sensazioni che lo possono indurre a credere di avere contatti con entità disincarnate o spiritiche. Spesso il bisogno di rivivere un ricordo in modo ossessivo provoca la rivisitazione del ricordo sotto forma allucinatoria, sicché il ricordo richiamato come una persona cara defunta assume una rappresentazione con sensazioni non solo visive, ma tattili e uditive, tanto da convincere quella persona che la persona ricordata è stata evocata ed è presente. La persona morta è venuta a trovare la persona vivente ed è venuta a rassicurarla della sua felicità nel luogo dove si trova. La rassicura affermando che lei è sempre vicina e che la sta attendendo. In realtà sono proiezioni soggettive che, se da un lato producono un numero relativo di casi allucinatori, dall'altro producono un numero molto maggiore di effetti autoconsolatori attraverso sedute spiritiche, sedute medianiche e via dicendo, oppure nel confessionale.
L'essere umano, come tutti gli esseri della natura, è in grado di costruire dei veri ingorghi di energia attraverso il suo sentire e le sue emozioni. Questi ingorghi di energia, quando non vengono scaricati, producono dei fenomeni soggettivi di natura diversa. Il problema è che l'essere umano vuoto, nel senso che non ha sviluppato le proprie determinazioni per costruirsi, si lega a dipendenze psichiche, dove la mancanza dell'oggetto della dipendenza li cagiona dei veri e propri ingorghi emozionali di disperazione, per ovviare ai quali è pronto a riprodurre la dipendenza nei confronti di un altro oggetto. Anche in questa situazione l'essere umano deve misurarsi con se stesso, con le sue trasformazioni, col suo divenuto. Egli è ciò che si è costruito, egli è ciò che è divenuto attraverso le sue scelte. La soluzione di ogni problema sta nell'autodisciplina. La soluzione di ogni suo problema esistenziale sta nell'esercizio della sua impeccabilità. L'impeccabilità determina il limite della sua dipendenza e delle relazioni che costruisce. Quel limite separa la sua esistenza da quella degli altri esseri e determina la qualità delle relazioni che l'essere umano costruisce. Se l'essere umano è privo di autodisciplina e di impeccabilità, sarà sottomesso a qualunque cosa che dal circostante si presenterà a lui e anziché chiamarla col suo vero nome, la chiamerà col nome delle sue paure e delle sue fobie. Che il mondo che ci circonda sia ricco di elementi e di opportunità, questo è vero, ma il mondo che ci circonda non perdona chi è privo di autodisciplina e impeccabilità. Il mondo che ci circonda non perdona chi ha rinunciato a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Il mondo che ci circonda non fa prigionieri, anche se non arma nessun plotone per eseguire una fucilazione. L'autodisciplina determina i confini dell'individuo e l'intento, la direzione e il fine del suo sviluppo. Per quanto riguarda i conti che l'essere umano deve fare con se stesso, bisogna sottolineare alcuni aspetti dimenticando i quali non si comprendono molte sensazioni o esperienze che l'essere umano vive. Innanzitutto, quante sono le personalità che convivono all'interno dell'essere umano? In realtà moltissime. L'essere umano costruisce quella che viene definita la sua personalità, scegliendo continuamente fra elementi diversi che si trova a dover affrontare nella vita di tutti i giorni. Castaneda parla di maschera in questo momento. Ad esempio, davanti ad un'esperienza di ricerca di lavoro, si può imporsi di apparire dinamico e attivo, oppure timido e sottomesso, oppure violento e determinato, o ancora atteggiarsi a sapiente ed esperto. Tutti questi atteggiamenti sono comunque presenti in potenza dentro all'essere umano e l'autodisciplina lo aiuta a richiamarli qualora lui ne abbia bisogno. Naturalmente gli esseri umani costruiscono la propria esistenza su una linea di condotta univoca, mentre, a differenza di loro, gli stregoni pescano dal loro patrimonio quanto serve loro, seguendo il loro intento. Se gli stregoni sono in grado di richiamare atteggiamenti diversi, anche se in grado e in misura diversa, questo non toglie che la potenzialità sia presente in ogni individuo, anche se gli manca la disciplina per farlo. Con questo esempio voglio dimostrare che all'interno dell'individuo dimorano personalità diverse che possono emergere a seconda delle diverse circostanze che l'individuo si trova a dover affrontare. La padronanza o meno di queste personalità è determinata dall'autodisciplina o dall'impeccabilità dell'individuo. Non si tratta in questo caso di aspetti diversi del carattere, ma di una vera e propria alterazione della capacità percettiva dell'individuo data la sollecitazione che dall'esterno giunge a lui. L'atteggiamento diverso assunto è relativo a una diversa percezione ed elaborazione dei fenomeni incontrati. L'intero individuo non cambia soltanto atteggiamento. Castaneda in questo caso parla di allineamento del punto d'unione, variando il quale non solo cambia la percezione dell'oggettività in cui viviamo, ma varia anche l'atteggiamento soggettivo nei confronti dell'oggettività stessa, oppure può variare l'atteggiamento soggettivo mantenendo costante la percezione dell'oggettività. Esiste la formazione di una coscienza da parte del singolo individuo senza che la ragione ne sia consapevole. Quelli che vengono chiamati salti di qualità nella consapevolezza dell'individuo altro non sono che modificazioni del sapere della ragione.
Quelle modificazioni avvengono per effetto di accumulo di una quantità talmente grande di dati che la ragione è costretta a prenderne atto. L'accumulo non avviene all'interno dell'ambito della ragione, o almeno in massima parte, ma è uno sconosciuto dal quale la ragione vorrebbe staccare l'essere umano per assumerne un controllo totale. Quando noi guardiamo il mondo, ascoltiamo, annusiamo, palpiamo, eccetera, accumuliamo un'enorme quantità di dati che non solo dimentichiamo, ma tendiamo ad ignorare la loro presenza. Li ignoriamo come fenomeni. Noi, anche ignorandoli, accumuliamo ugualmente una grande quantità di dati in varie parti del nostro essere, che la psicologia ha tentato di definire come subconscio o inconscio. Quei dati sono presenti, che noi vogliamo o non vogliamo, dentro di noi ed emergono quando, per una situazione o un'altra, la ragione perde il controllo dell'individuo. C'è un'altra cosa che la ragione tende ad ignorare, e cioè che noi siamo in possesso di tutta la memoria della nostra specie. Ogni genitore dà al figlio se stesso, e il se stesso non è il se stesso come prodotto culturale o sociale, anche se questi elementi influiscono, ma è il se stesso in quanto essere della natura e delle modificazioni che tutta la sua ascendenza ha costruito per produrlo. La ragione ritaglia un'isola in quell'immenso universo di informazioni, ma questo universo la circonda ed è immanente su di essa. Noi disponiamo di una grandissima conoscenza, che è normalmente situata fuori della ragione. Poi vi dirò da dove parlano quelli che dicono indemoniati, che parlano lingue strane. Questa ci impedisce di usare quella conoscenza, in quanto se la usassimo non saremmo più esseri sociali, a meno che non siamo in possesso di una grande autodisciplina e di una perfetta impeccabilità. Quella conoscenza è il nostro possesso in quanto individui, e la nostra consapevolezza è separata da essa dalla ragione che, delimitando il conosciuto dell'individuo, solleva una violenta barriera. Quando la ragione, per un qualche motivo, perde il controllo militare dell'individuo, tutta quella conoscenza si riversa sull'individuo. Sta all'individuo esercitare l'autodisciplina per controllarla, o può scegliere di farsi travolgere e distruggere da essa. Oltre alla conoscenza che abbiamo appena citata, che potremmo definire di ordine temporale in quanto è frutto di mutamenti, adattamenti e trasformazioni, c'è un altro tipo di formazione della conoscenza che è di ordine spaziale, l'elaborazione e la ricerca di elementi attraverso il sognare. Per sognare in questo caso non si indica l'azione del sognare, ma tutta l'attività percettiva del mondo che, esulando dal mondo della ragione, porta il soggetto ad essere attivo e protagonista in mondi della percezione diversi da quelli che sono quelli descritti dalla ragione. Questa attività soggettiva porta l'individuo a sviluppare una conoscenza che si riversa nella ragione con una certa facilità, in quanto l'apprendimento in percezione alterata avviene con gli elementi della ragione stessa articolate in meccanismi diversi. Nel mondo della ragione può esserci, ad esempio, una sensazione di paura, senza una precisa definizione. In un mondo della percezione alterata si ha paura di una figura mostruosa o di un demone. La paura indescritta nel mondo della ragione diventa una paura definita e descritta in uno stadio di percezione alterata. Non è possibile vincere la paura nel mondo della ragione se non mascherando con una rigidità comportamentale, se non mascherandola con una rigidità comportamentale pronta a sfasciarsi alla prima prova veramente importante. Si deve vincerla in percezione alterata. Questo è il caso di chi ha avuto un'educazione cattolica, dopo dice: io sono ateo, non sono più cattolico. In realtà non è che lui non sia più cattolico, non è che gli elementi del condizionamento educazionale cattolico non agiscono su di lui, ma li maschera con una rigidità di pensiero, con una rigidità comportamentale. Però per rimuovere quegli elementi del condizionamento cattolico bisogna entrare nel profondo, bisogna rimuoverli là dove si sono innestati. In questo caso la ragione alimenterà la paura dell'individuo per entrare nel mondo della percezione alterata ed affrontare il demone terrifico, e il demone terrifico a sua volta alimenterà la paura della ragione, che costringerà l'individuo a non entrare nel mondo della percezione alterata.
Questo, risultato di questo, la paura diventerà parte dell'esistenza dell'individuo. Se l'individuo comunque entrerà in percezione alterata, nonostante i divieti della ragione, affronterà, farà a pugno, lotterà col demone, sconfiggendo comunque la paura, che sparirà anche dalla ragione, sia pure con tempi e modalità diverse. In ogni caso, questo individuo in percezione alterata, sia in sognare che in stati emotivi diversi o in una diversa descrizione del mondo, ha acquisito una conoscenza diversa da quella che acquisiva all'interno della ragione. Quella conoscenza che nella ragione si esprime come eliminazione delle paure, in percezione alterata è la capacità dell'individuo di affrontare sconosciuti con atteggiamento temerario e acquisire conoscenza e consapevolezza da questi sconosciuti. Questa conoscenza, sia che venga acquisita consapevolmente, sia che sia acquisita per atteggiamento istintivo, è un guardiano poderoso che l'essere umano mette a fianco della sua ragione affinché questa non distrugga o limiti il suo divenire. Quanto si è detto fino ad ora appartiene all'intero individuo, sia che questo si costruisca con impeccabilità e autodisciplina, sia che subisca la sottomissione e si autodistrugga. È come se il nostro corpo fosse un tornio che l'individuo può usare imparandone l'uso attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. L'individuo impeccabile e autodisciplinato lo lubrificherà bene e lo userà per raggiungere i suoi scopi. L'individuo ignorante e sottomesso, l'individuo ignorante e sottomesso lo lascerà coprire di ragnatele. Qualche volta quella macchina si metterà in moto e allora questo individuo sgomento guarda con terrore cosa succede e tenterà di definire quella cosa di cui ignora il senso. Comunque è una sua responsabilità. La responsabilità per non aver agito per costruire se stesso. La responsabilità è estesa all'intero tessuto sociale che fa della costruzione di quell'ignoranza arte del dominio e imposizione della sottomissione. La debolezza dell'individuo, intesa come mancanza di conoscenza dei mezzi attraverso i quali costruirsi e coscienza del fine a cui giungere, lo disarma davanti alle contraddizioni dell'esistenza. L'essere umano è un essere divenuto attraverso le costruzioni della specie all'interno dell'essere natura. A queste trasformazioni, diremmo anche a questo condizionamento e a questo adattamento, si sovrappone il divenuto dell'individuo all'interno del sistema sociale. Il condizionamento sociale e i relativi adattamenti soggettivi si sovrappongono agli adattamenti e ai condizionamenti che nel corso dei milioni di anni l'essere natura ha imposto. Il condizionamento educazionale familiare e più in generale della cultura attuale si sovrappone al condizionamento educazionale e agli adattamenti che l'essere umano ha costruito negli ultimi migliaia di anni come adattamento soggettivo ai sistemi sociali ai quali si è adattato ed è divenuto. Cosa significa questo? Che se il nostro condizionamento educazionale è stato fatto negli ultimi 2000 anni, cioè calcolando, come ho detto prima, 2 milioni di anni di esistenza dell'essere umano, che non è vero perché esiste da miliardi di anni, in forma diversa, noi abbiamo qualcosa come 1000 condizionamenti educazionali dentro di noi e li esprimiamo tutti. L'ultimo si sovrappone agli altri. Dunque, vediamo un attimo, ho perso anche il segno. Si sovrappone il condizionamento educazionale e agli adattamenti che l'essere umano ha costruito negli ultimi migliaia di anni, come adattamento soggettivo ai sistemi sociali ai quali si è adattato ed è divenuto. Il risultato di tutto questo è che l'essere umano è il risultato di un continuo riadattamento e ricondizionamento, dove ad un sistema di condizioni fondamentale che costringe adattamenti soggettivi, si sovrappongono strati di condizionamenti sociali, familiari e culturali, con richieste continue e sistematiche di adesione e di accettazione. Solo il condizionamento dell'essere natura imponeva all'essere umano l'esercizio dell'intento nei suoi processi di adattamento. Il sistema sociale, il sistema culturale e il sistema familiare gli impongono l'adesione con la rinuncia all'esercizio di intento. La conflittualità che viene generata ha portato alla selezione di un sistema umano in cui convivono delle conflittualità feroci fra il bisogno di libertà che dall'essere umano spinge per uscire e la richiesta di sottomissione che dal sistema sociale tenta di imporsi con vari mezzi e tutti violenti sull'essere umano.
conflittualità dove la percezione di libertà che spinge nell'essere umano è interpretata dall'individuo attraverso il condizionamento educazionale, sociale o familiare imposto e il bisogno di imporre sottomissione di ambienti familiari che in questo modo tentano di rispondere agli obblighi morali di assoggettamento che il sistema sociale impone loro. La conflittualità soggettiva derivata all'interno dell'individuo è spaventosa. Quando l'individuo è socialmente debole, non è in grado di ritagliarsi uno spazio per la propria sopravvivenza, allora si rifugia in situazioni percettive che vengono vissute come pazzia dal sistema sociale in cui viviamo. Il tornio si mette in moto, ma non è condotto dall'essere umano né dalla sua impeccabilità, è condotto dalla sua disperazione al di là di come si manifesta. La Chiesa Cattolica interviene con i suoi esorcisti, il sistema sociale con gli ospedali psichiatrici e simili. In queste conflittualità si generano delle patologie psichiatriche. Che cos'è una patologia psichiatrica? È la condizione per cui un soggetto non aderisce più ad un modello socialmente accettabile di comportamento, ma esprime giudizi dei quali il sistema sociale non ha il controllo, in quanto esulano dalla ragione socialmente accettata. Quando il tornio si mette in moto da solo o spinto da tensioni di cui l'individuo non ha il controllo, l'essere umano è convinto di vedere esseri di energia. In realtà, al di là di quanto vede o intuisce, ci sono alcune patologie da considerare. Il cervello o il campo di energia dell'essere umano costruiscono dei collegamenti cerebrali insoliti. Si aprono alla porta più profonda del cervello, scaturiscono dei collegamenti. Non è saltato niente per fortuna, è stato solo un mancamento di energia. Abbastanza breve. Il cervello, quando il tornio si mette qua, pronto? Sì? Boh. Quando il tornio si mette in moto da solo o spinto da tensione di cui l'individuo non ha il controllo, l'essere umano è convinto di vedere esseri di energia. In realtà, al di là di quanto vede o intuisce, ci sono alcune patologie da considerare. Il cervello e il campo di energia dell'essere umano costruiscono dei collegamenti cerebrali insoliti. Si aprono alla parte più profonda del cervello, scatenano sostanze che incidono sui recettori cerebrali, stimolando la formazione di un giudizio socialmente inammissibile in quanto basato su fenomeni oggettivamente inesistenti per lo spettatore. La prima manifestazione che potrebbe rientrare in ambito patologico sono le pseudoallucinazioni. Si tratta in sostanza di rappresentazioni mentali fatte dall'individuo mentre scatena sostanze cerebrali quali la simil marijuana o la simil mescalina all'interno del cervello. Ci sono le allucinosi che coinvolgono l'intero apparato sensorio dell'individuo, ci sono le illusioni che sono una rappresentazione diversa del fenomeno percepito e infine ci sono le allucinazioni che è la percezione dell'oggetto senza che l'oggetto sia presente. Tutte queste patologie diventano tali soltanto nella misura in cui il soggetto non ha disciplina per riconoscerle. Il meccanismo messo in moto è lo stesso che porta sia l'apprendista stregone ad agire in percezione alterata che alla distruzione del disperato. L'autodisciplina, l'intento e la volontà fanno la differenza. Il meccanismo ben oliato è a disposizione dell'individuo. Il meccanismo rotto o distrutto dalla sottomissione non funziona. Il meccanismo retto dalla disperazione sociale fa quello che vuole, travolgendo e distruggendo l'individuo. Una volta che il meccanismo è ben oliato attraverso la pratica del crogiolo dello stregone, l'essere umano è uno strumento attraverso il quale riconosce i fenomeni diversi, i fenomeni oggettivi dalle sue proiezioni. È la pratica del vivere strategicamente, l'autodisciplina e l'intento attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie manifestazioni e delle proprie determinazioni che porta a riconoscere l'allucinazione soggettiva del fenomeno che la provoca. Chi incontrerà allucinazioni estemporanee o fenomeni analoghi diventerà prigioniero di questi, perché non ha né potere personale né velocità sufficiente per metterli al proprio servizio. In ogni caso, le allucinazioni... andato tutto quanto. Ecco, pronto? Mi sentite? Spero di sì. Scusate un attimo solo perché qua... siamo andati completamente in tilt.
Allora, è saltata la luce un attimino e ha bloccato la comunicazione. Diventa allucinazione, allucinosi, non tanto per la percezione del fenomeno, ma per, spero di non aver saltato niente, per l'assurda descrizione che ne dà il soggetto, mancanza di autodisciplina ed impeccabilità. Per quanto riguarda le pseudoallucinazioni, si tratta di richiami alla memoria di fenomeni vissuti o dimenticati e archiviati dalla ragione, o archiviati dalla ragione. Per quanto riguarda l'illusione, si tratta di fenomeni prodotti dal soggetto per consolare la propria disperazione. L'unico aspetto che si incontra come relazione col reale sono le allucinosi e le allucinazioni, che però possono essere comunque prodotte dal soggetto, perché comunque sono delle relazioni fra il soggetto e il percepito fuori dalla ragione. Il crogiolo dello stregone permette all'individuo di distinguere la descrizione illusoria che rappresenta l'allucinazione dalla descrizione della percezione di un fenomeno che, interpretato e descritto in maniera diversa, diventa un atto di potere personale in percezione alterata. La psichiatria imbottisce di farmaci affinché venga troncata la percezione. La Chiesa Cattolica pratica l'esorcismo per bloccare la percezione, ricostruendo la sottomissione dell'individuo. Con queste forze l'essere umano affronta la vita di tutti i giorni ed esercita la propria volontà, articolando le proprie determinazioni in funzione del proprio fine. Così facendo, acquisisce la pratica per muoversi in ogni mondo della percezione, per affrontare ogni elemento fuori dei confini della ragione, per richiamare le cose col loro vero nome. In quel momento, e solo in quel momento, l'essere umano incontra gli dèi. E con gli dèi terminiamo la parte di oggi. Ho tentato, nei limiti della mia conoscenza, di definire le varie situazioni nelle quali gli esseri umani incontrano esseri diversi da sé in percezione alterata e li definiscono in maniera diversa. Cosa sono gli dèi a questo punto? Nel paganesimo politeista si dice: la divinità è chiunque, cosa o essere, percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tende a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Di tutto quanto abbiamo parlato sulla qualità di percezione dell'essere umano, che cos'è un Dio? Innanzitutto, egli stesso. Nella misura in cui, praticando l'autodisciplina e l'impeccabilità, affronta quanto. Scusate un attimo, ma è saltata un'altra volta, è saltata un'altra volta la luce, eh? Vediamo un attimino se le cose funzionano, se le cose stanno funzionando da quello che sento io, insomma, dalla mia. Andiamo avanti ancora allora. Nel paganesimo politeista, ognuno. Allora, innanzitutto egli stesso è un Dio, nella misura in cui praticando l'autodisciplina e l'impeccabilità affronta quanto incontra, chiamando le cose col loro vero nome. Quando un essere umano chiama le cose col loro vero nome, può adottare la cosa che incontra, nel senso pagare, può adorare, scusate un attimo, ma è già mancata 2 o 3 volte la luce, e vabbè. Nel senso pagare, dunque, allora, ricominciamo da capo. Quando un essere umano chiama le cose col loro vero nome, può adorare la cosa che incontra. Nel senso pagano, parlare a, ma non può risolvere in essa il proprio divenire. Ognuna delle situazioni che abbiamo descritto può essere una situazione di costruzione dell'individuo o una situazione nella quale l'individuo si distrugge. In ognuna di queste situazioni l'essere umano incontra gli dèi che lo circondano. In ognuna di queste situazioni l'essere umano si trova in una palestra nella quale allena il proprio divenire. Può allenarsi soltanto se si è allenato nella palestra della quotidianità, soltanto se nella palestra di tutti i giorni ha imparato ad esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni. Se ha imparato ad usare il bastone dello stregone, sospensione del giudizio, sospensione del dialogo interno, scetticismo, se ha imparato a controllare e manipolare la propria attenzione, se ha imparato ad ascoltare le correnti vegetative, se ha imparato a chiamare le cose col loro vero nome, se si è tolto dal centro del mondo, eccetera. Se ha fatto tutto questo, l'essere umano è pronto per affrontare tutti gli stadi della percezione, o se vogliamo, gli stadi della percezione con tutti gli dèi che contengono, vengono a cercare quell'essere umano in quanto lo riconoscono come un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Gli dèi sono della stessa natura dell'essere umano, che determina se stesso, esercitando la loro volontà. Nel far questo, cercano chi esercita la sua volontà per costruire delle alleanze. Non c'è mercede fra dare e avere,
c'è soltanto l'intento della costruzione di condizioni reciprocamente favorevoli. Gli dèi sono le linee di tensione che attraversano i viventi. Gli dèi sono le coscienze di sé degli oggetti che ci circondano. Gli dèi sono gli esseri di sola energia vitale, disponibili a camminarci a fianco per reciproco interesse. Gli dèi sono i potere dell'universo che si sono costruiti attraverso successive trasformazioni. Gli dèi sono tali nella misura in cui l'essere umano è un dio che impone la propria soggettività nella relazione, costringendo l'interlocutore a ritenerlo uguale a sé nell'esercizio della sua volontà e delle sue determinazioni. Possiamo invocare tutti gli dèi attraverso il nostro intento, ed essi accorrono perché accorrendo ad alimentare il nostro intento alimentano se stessi. Se l'essere umano, vedendo il pesce boccheggiare nell'acqua, non si chiede se per caso quell'acqua non sia avvelenata, finirà per avvelenare se stesso. Così le condizioni ottimali all'interno delle quali gli dèi possono costruire se stessi sono le condizioni ottimali nella quale un essere umano costruirà se stesso e costruirà condizioni ottimali attraverso le quali altri potranno divenire. Cos'è che chiama gli dèi in soccorso ai nostri affanni? L'intento che mettiamo nell'esercizio delle nostre determinazioni. L'invocazione agli dèi si fa con l'azione, e l'azione dell'essere umano che chiama gli dèi a raccolta affinché lo aiutino in quell'azione. Nello stesso tempo sono le scelte che hanno portato l'essere umano a compiere quell'azione che lo hanno trasformato in un dio, il cui potere di essere tale da chiamare a raccolta gli dèi. Gli dèi sono le forze di tensione della vita, sono le forze dalle quali la vita, come noi la concepiamo, nasce e si sviluppa per generare se stessa, un numero infinito di dèi. Chiamare gli dèi affinché alimentino le azioni che noi compiamo per costruire il nostro intento è l'unico atto di pietà che l'essere umano può compiere. Che cos'è che chiama gli dèi in soccorso ai nostri affanni? Il nostro richiamo, quando noi guardiamo il cielo dall'infinito e affermiamo: io esisto, camminiamo insieme verso l'infinito. Bene, questo è ciò che io ho trattato oggi. Oggi ho trattato l'essere umano in se stesso, gli dèi e le linee di tensione. L'essere umano in se stesso. L'essere umano è una macchina di percezione, cioè l'essere umano è un organismo che è in grado di percepire. L'essere no, scusate. L'essere umano è in grado di percepire il mondo che lo circonda, è in grado di costruirsi, è in grado di fare delle cose incredibili per quello che è la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Cos'è che invece fa il condizionamento educazionale? Fa la sottomissione. Tende a distruggere la sua capacità di percepire il mondo, cioè tende a distruggere la capacità dell'essere umano di usare quegli strumenti che lui ha per percepire il mondo. Ma comunque quegli strumenti ci sono e qualche volta vanno in tilt proprio perché non vengono usati. Per cui l'essere umano va, come chiamiamo noi, fuori di testa. Ma l'essere umano che va fuori di testa, pronto? Sì? Ciao, Dimmi. ascolta, tu parli di essere umano e condizionamenti, no? Sì? Come un essere umano riesce a combattere contro le condizioni che lo circondano? Da che punto di vista? Per esempio, per cambiare la sua situazione, Sì? una persona circondato dalle condizioni, no? Certo. Con quale mezzi una persona riesce a combattere contro queste condizioni che l'hanno circondato, per evolversi, per Sì? andare avanti con la sua idea, capisci? Certo, ho capito. In che modo, con quale Ti mezzo? parlo per telefono, ti dico, cioè ti parlo per radio o ti dico per telefono? No, io ti sento per radio. Ok, d'accordo. Sì. Grazie, ciao. Ciao. Come può fare un essere umano per cambiare le condizioni in cui vive? Praticare il crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Sono un insieme di arti che permettono all'essere umano di compattare se stesso. Per esempio, nel crogiolo dello stregone c'è la sospensione del giudizio, il scetticismo, fermare il dialogo interno,
chiamare le cose col loro vero nome, manipolare la propria attenzione, chiedersi il perché delle cose, ascoltare il mondo attorno a noi, ascoltare le correnti vegetative, noi stessi. Cioè, c'è una serie di pratiche, una serie di modi di atteggiarsi col mondo che ci circondano, che ci trasforma. E col crogiolo dello stregone questo ne abbiamo parlato. C'è anche l'arte dell'agguato. Pronto? Volevo sapere un'informazione. Sì? E sta, dopo di te, ci sono i ragazzi? Penso di sì. Ok. A che ora? Fra poco. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Ciao, ciao. Allora, cioè, tutte queste cose prendono. Io sto aspettando i ragazzi, ma vedo soltanto una ragazza che è arrivata, i ragazzi non sono ancora arrivati. Come arrivano, io gli lascio il microfono sperando che arrivino. Anche perché qua è una specie di diluvio, tranquillamente, cioè effettivamente è saltata la luce già 2 o 3 volte. Allora, il discorso è questo. Scusate un attimo, provo a chiedere alla ragazza qua se. Dimmi una cosa, si ha notizie di che tu sappia il fenomeno della possessione, che noi chiamiamo così, no? Non ne sai niente, però. Scusa un attimo solo, Giuseppe. Sì. Non sai niente se arrivano. Vabbè, se arrivano li sgombro subito. Va buono, Giuseppe, dimmi, dai. Allora, il fenomeno della possessione, no? Quello che noi chiamiamo il fenomeno della possessione. Sì. Si ha notizie su altre civiltà, di altre culture, di altri paesi, che siano i più lontani da noi, se c'è e come lo interpretano? Hai notizie di qualcosa? Giuseppe, esistono questi fenomeni di possessione di spiriti in tutte le società sciamaniche, però non vengono vissuti come una distruzione dell'individuo. Cioè, vengono vissuti spesso anche come comunicazioni del mondo degli spiriti, cioè un modo con cui gli spiriti si mettono in contatto con la persona. D'altronde devi sempre tenere presente questo, che in quei casi che chiamano possessione, che sia epilessia o altri stadi di percezione, no? Delle espressioni talmente strane dell'individuo, che se uno non sa che l'individuo ha dentro di sé tutto il patrimonio genetico da quando si uscì il brodo primordiale, non sa che cazzo che succede. Capisci? E questo per chi si ritiene creato di immagine e somiglianza a un Dio, o comunque chi non ha una visione delle trasformazioni che sono seguite e dell'accumulo dei dati dentro una persona, le vive proprio in quella posizione. Le società sciamaniche parlano di comunicazione degli spiriti o comunicazione degli dèi. Sempre nell'ambito del sacro lo considero? Sì. Ma è sempre, cioè tutto ciò che va fuori dalla ragione è sempre considerato una cosa sacra. Sì, non si può spiegare altrimenti, il fenomeno delle lingue improvvise, qua e là, uno si mette a parlare lingue strane. Ma noi abbiamo dei... Ma l'accumulo si potrebbe spiegare come accumulo di nozioni... No, di, ma... Sì. Come eredità fisica, cioè come... No, si spiega come uso del doppio, cioè uso della percezione. Cioè che sono delle persone che viaggiano moltissimo nel sogno. Cioè usano il sognare e lo sdoppiamento, specialmente in società povere e in società miserabili, si usava moltissimo evadere da quella che era la quotidianità. E nel sogno o anche in stati di percezione alterata si trovava la soddisfazione, si trovava la tranquillità. Per cui si viaggiava anche in altri popoli, cioè c'è un accumulo di questo. Sì. Cioè, noi non conosciamo soltanto quella ragione, conosciamo come una grande parte di noi. Per tante cose, sì. In tanti altri modi, sì. Comunque, ho quasi un mezzo diluvio, sa? Quasi, fulmine che stacca. Adesso aspettando i fiori che arrivano. Ciao, grazie, ciao. Cioè, questa conoscenza che noi abbiamo, è effettivamente vastissima. Andare a usare questo tipo di cose, parlando di possesso, eccetera, è veramente una stupidaggine. Perché le culture lo chiamano possesso? Lo chiamano possesso perché non sanno spiegarsi altrimenti. E d'altronde gli spiriti lo vedono. Nella prossima trasmissione affronteremo gli sciamani. Nella prossima trasmissione vedremo gli sciamani, faremo il confronto con le situazioni tribali sciamaniche, ed esattamente quello che mi ha mandato l'amico Piero, che lo analizzo pezzetto per pezzetto, e abbiamo
abbiamo considerazioni sugli sciamani africani. Abbiamo tutta una serie di culture, arriveremo anche a vedere gli Awe, gli Asanti, gli Ancore, cioè piccole cose. Perché piccole cose? Perché l'antropologo che va a studiare queste culture studia quelle culture dal punto di vista cristiano, cioè lui è educato dal punto di vista cristiano, per cui ciò che lui è concepibile in quelle culture è solo ciò che coincide col suo essere cristiano. Se tutto quello che lui non capisce, se è possibile o strano, magari lo scrive, ma quello che è massa, eccessivo, non lo scrive. Per cui noi abbiamo sempre questo rattrappimento all'interno della comunicazione, cioè per sapere cos'è una cultura dovremmo parlare con quella cultura, ma parlare una vita, parlare anni. Pronto? Buongiorno. Posso intervenire nella trasmissione? Mi dica. Ecco, allora io sarei la sua controparte, no? Lei fino adesso ha parlato, ma solo parlato parole. Io invece adesso li porto i fatti, no? Allora, se incominciamo con la nascita di Cristo, no? Che non è mai esistito. Questo è un suo parere? No, non è mai esistito. No. Lo dimostri? Lei è democratico. No. Non è democratico. No. Ho capito. Allora ho sbagliato il numero. Perché se non lascia le idee degli altri... Io lascio le idee degli altri. Allora lei è un dio. Sì? Un dio minore. Mi sto costruendo in quanto tale, sì. Bene, allora stia attento, no? L'impero romano che torturava i cristiani... Non è vero. È sparito. Non è vero. Mi lasci a parlare. Sì, ma stai dicendo delle stupidaggini che non sono vere. Cioè, se lei fa delle affermazioni pure e semplici, è chiaro che io non lascio parlare. Se lei dice cazzate, va a dirle a Wojtyla. Non viene a sparare cazzate a me, capito? Wojtyla è un imbecille e lei può sparare le cazzate all'imbecille. Se lei fa delle affermazioni, deve farle per quello che sono, non per quello che lei si inventa. Allora lei è proprio fissato, eh. Ah, vabbè, grazie. Allora stia attento. No. Dai, non con un paio di minuti, vai. Il comunismo nato 80 anni fa. Il comunismo è una cosa cristiana. È nato ateo, no? No, non è vero. Ah, non è nato. Non assolutamente. Ma lo dimostri? Marx non era ateo. Che c'entra che fosse che negasse il Dio cristiano? Aveva avuto un'educazione cattolica o no? Era andato a comunione o no? Gli avevo insegnato il cristianesimo o no? Ha avuto un'educazione cattolica. Cioè l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Viene costruito fin dall'educazione, e quando una persona è educata ad essere cristiana, o rimuove questo condizionamento educazionale, o resta cristiana anche in manifestazioni opposte. Nella guerra civile della Spagna, tra i repubblicani e Franco, purtroppo hanno ucciso i sacerdoti, hanno distrutto le chiese. Chi ha... Cazzo, hanno massacrato i contadini, hanno massacrato la gente, hanno massacrato la gente che si poteva difendere. Sacerdoti, assassini, non sacerdoti, assassini. Chiaro questo? Si sono difesi da assassini. Lei sta seminando solo... No, i preti devono cessare di stuprare bambini, lei... devono cessare di mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, devono cessare di torturare, è chiaro questo? Lei vende aria fritta. Grazie, ciao. Ma non vendo sottomissione e non vendo orrore, non vendo sottomissione e non vendo orrore. Chiaro questo? I preti devono cessare di stuprare i bambini, devono cessare di metterli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, devono cessare di aver macellato i popoli dal 400 fino ad oggi, hanno massacrato, torturato nel modo più abietto e più squallido possibile. No, adesso un attimino per telefono, perché se no adesso non rispondo al telefono, perché altrimenti qua non ci capiamo assolutamente. La caccia alle streghe è una tragica pagina che ha attraversato per secoli di storia europea. Ne furono vittime donne e soprattutto maghi, ma non di rado finirono sul rogo anche i bambini, ritenuti indemoniati, sacrificati sull'altare di un meccanismo inquisitorio aberrante, di una crudeltà che appare oggi incomprensibile. Evelyn Hasler ha rintracciato le fonti che documentano due di questi episodi accaduti a Lucerna nel 1652 e nell'Alta Svezia del 1658 e ne ha ricavato un romanzo di notevole suggestione. Il primo caso espone la vicenda di una bambina undicenne, Caterina Schmirdin, arsa sul rogo perché si era vantata di saper fare uccelli. Il secondo riguarda due fratellini, Maria e Esaù Lehner, riconosciuti colpevoli di stregoneria, vennero custoditi per 4 anni in un convento femminile
fino al raggiungimento della capacità di subire le conseguenze penali delle loro presunte azioni. Soltanto allora furono uccisi. In un periodo di oscurantismo religioso, l'immaginazione e i voli di fantasia tipici dell'infanzia divennero un reato passibile con la condanna capitale. E chi è colpevole di questo? Il macellaio di Sodoma e Gomorra e quel miserabile pazzo di Nazareth davanti a quale i cristiani mettono in ginocchio bambini indifesi. E qui ho finito e continuerò. E una cosa, la controparte vai a farla a Wojtyla, vai a farla a quello stupratore di bambini. Questo è vergognoso, che Wojtyla appoggi Greuer nel stuprare bambini. Questo è vergognoso. Questo è vergognoso. È vergognoso stuprare i sistemi sociali, mettere in ginocchio chi non si può difendere, stuprare donne, uomini e bambini per impedire loro di costruire il futuro. Questa è la vergogna. Pronto? Ascolta, ma tu sei normale? No, tu sei pazzo. Cosa? Sì, mi ha dato del pazzo, gli ho risposto del pazzo, non vi preoccupate. Il problema è questo. Il problema è che c'è un'umanità che viene stuprata da preti folli, pazzi, delinquenti e assassini. Questa è la realtà. E la storia ne dimostra milioni, milioni, milioni di episodi. Non lo dimostro io. E questo deriva dal macellaio di Sodoma e Gomorra e da quel pazzo di Nazareth. Bene, finisco qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordate, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per avermi ascoltato e la seconda parte di Spiriti e Dei andrà in onda più tardi. Ricordatevi questo, io sono duro dal punto di vista dottrinale, su di me stanno tutta la mattanza che è stata fatta, uomini, donne, bambini, eretici, ammazzati, popoli distrutti, 120 milioni di ammazzati in America Latina, 250 milioni fatti schiavi in Africa e ammazzati come fossero bestiame. Di tutto questo i cattolici sono responsabili e per il principio della partecipazione morale ogni cristiano è responsabile di massacro e di assassinio. Ogni cristiano. E qui chiudo la trasmissione. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.